È illegittimo il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana, motivato con riferimento alla insufficienza del reddito documentato dal richiedente. L'amministrazione non può motivare il diniego di concessione di cittadinanza per insufficienza reddituale compiendo un cammino ritroso negli anni fino a trovare l'annata nella quale il cittadino straniero non ha percepito redditi sufficienti, perché lo scopo dell'accertamento della capacità reddituale è quello di verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di sussistenza per sé e la propria famiglia, in modo da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana. Pertanto, ciò che rileva maggiormente è la condizione economica più recente, tenuto conto che sulla base di questa l'amministrazione può validamente compiere la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di produzione del reddito nel tempo.